tutti ragazzi, oggi il video lo faccio in compagnia di Artù, un bellissimo bulldog francese che sta qui in pensione da me al mio negozio, e approfitto proprio di questo video per intanto per lanciare un messaggio, visto che il periodo estivo solitamente è il periodo in cui avviene la maggior parte di abbandoni di casi di animali, cani e non solo. Che la soluzione c'è, perché tante strutture accolgono i vostri cani anche se andate in vacanza, quindi basta scegliere delle destinazioni che sono predisposte all'accoglienza di questi animali. Io come negozio di animali sto facendo questo servizio di pet sitting per tutti i clienti e non solo, e come me ci stanno tante altre strutture che si occupano di questo, quindi la soluzione e per dove appoggiare i vostri animali nel periodo, ecco lui sta giocando, nel periodo in cui dovete partire per le vostre vacanze, cioè. Detto questo, il video lo voglio incentrare sul discorso Unifeed. Avevo detto che avrei aspettato la fine della riproduzione per esprimere poi un parere definitivo. E il parere definitivo, ragazzi, è che io tornerò al mio metodo classico, quello di cui avete visto comunque i video negli anni, e vi spiego subito il perché è molto facile. Io in realtà non ho avuto una stagione riproduttiva felice per il primo anno dopo 30 anni e passa di allevamento. Ovviamente non è una colpa da attribuire totalmente al discorso Unifeed, ma l'Unifeed ha influito notevolmente in questa situazione, perché mi sono accorto che gli animali a lungo andare hanno delle mancanze importanti. Difficile spiegare nel dettaglio tutto quello che è accaduto, però chi mi diceva che l'Unifeed era più indicato per i canarini rispetto agli indigeni non diceva una roba sbagliata. Anche a livello di costi, devo dire la verità, alla fine dei discorsi il risparmio non c'è. È difficilissimo reperire sto Unifeed nei negozi di animali perché non tutti ne sono provvisti. Si tratterebbe quindi ogni volta di fare acquisti online, e anche questo, insomma, con dei tempi di consegna eccetera eccetera, non ha una disponibilità immediata. Ovviamente questo è il problema forse secondario, meno importante, però ripeto, nella gestione totale dell'allevamento io ho notato delle carenze e delle problematiche che mi fanno pensare che la classica alimentazione che fornivo prima sia ovviamente da preferire a questo prodotto qui. Questo prodotto sicuramente aveva il vantaggio di mantenere l'allevamento un po' più pulito, c'era molto meno scarto, questo è vero, ma vi dico anche che l'acqua dei beverini diventava immangiabile dopo 5 minuti, perché una puzza su quei beverini, perché praticamente gli uccellini andavano lì ad ammollare il prodotto e il beverino diventava una roba assurda. Insomma, ci sono tanti aspetti positivi ma tanti negativi che mi fanno optare per il ritorno al vecchio metodo. Quindi dall'anno prossimo ricomincerò con le mie solite perle morbide, con il pastone di cui continuate a vedere il video sul mio canale, e nulla ragazzi, vabbè, questo è il parere finale. Ovviamente ripeto, non attribuisco solo all'Unifeed la totalità dell'insuccesso della cattiva stagione che ho avuto. Come tutti sapete, ho fatto i lavori in allevamento, ho fatto i lavori qui in negozio per aprire l'attività, quindi ovviamente la stagione è stata influenzata anche da queste cose qua, soprattutto da queste cose qua, ma certamente l'Unifeed è stato un esperimento che non ha agevolato il tutto. E niente, ovviamente aspetto sempre i vostri commenti per sapere come vi siete trovati voi, cosa ne pensate, il vostro punto di vista. Con Artù ad abbeverarsi, visto il gran caldo che fa,
E niente, vi salutiamo e ripeto, seguite il canale, continuate a commentare, dite la vostra e fatemi sapere un attimino voi il vostro pensiero, il vostro modo di allevamento, insomma, cerchiamo di dare più informazioni possibili anche col vostro contributo. E niente, vabbè, se il video vi è piaciuto, mettete il mi piace, continuate a iscrivervi al canale. Il canale è cresciuto, ringrazio come sempre gli oltre i 1100 iscritti che ci sono, li saluto tutti quanti, vediamo se si riesce a fare uno step in più e ad arrivare qualcosa in più. E ovviamente continuate a seguirmi anche sui vari social, come sapete ora c'è anche tutto l'aspetto del negozio, quindi mi trovate su internet anche come Amici di Piuma, non solo più come Allevamento DR. E abbiamo il nostro sito per lo shop, fatemi sapere che ne pensate anche di quello. E stiamo finendo di allestirlo al meglio possibile, però già il reparto ornitologia è ben fornito. Vorrei sapere da parte vostra anche cosa pensate del sito. Il link è www.amicidipiuma.com. E niente, fatemi sapere, ragazzi. Aspetto un vostro parere su tutto quanto. Un abbraccio a tutti quanti e un saluto. Ciao ciao da me, Artù. Artù, saluta tutti. Chi è qua? Saluta. Ciao!